L'Istituto Villa Adriana Villa d'Este è stato denominato da me Ville proprio perché è un istituto che accorpa unico in Italia due siti UNESCO, ma la connotazione di Ville che io ho voluto conferire all'istituto proprio perché è sicuramente non soltanto un museo, come normalmente un'istituzione, un monumento, ma è una stratificazione di tanti elementi, tra cui quello vitale e che fa sì che sia una struttura quasi organica, è quello del verde. Quindi noi siamo un istituto estroflesso nei confronti dell'ambiente, siamo un istituto dove il paesaggio, il contesto è fondamentale, non per nulla siamo a Tivoli che nel Grand Tour era in qualche modo riconosciuta come la città, sì, delle rovine, ma anche del paesaggio con le rovine. Quindi l'elemento verde per noi è essenziale e fa di noi non soltanto però una struttura, diciamo da museo verde, ma molto più complessa, molto più stratificata, perché poi all'interno dei nostri tre siti almeno che vedono appunto protagonisti in verde sono anche dei diversi tipi di gestione, perché stiamo parlando dal verde storico, al verde di un parco archeologico e al verde legato alle pratiche agricole del territorio. Ok, rispetto all'emergenza Covid, ancora per valorizzare il vostro complesso, quali tipo di iniziative state mettendo in campo? Ma noi come giardini, ville e comunque spazi legati al verde, siamo comunque dei luoghi all'aperto ma sicuri. Sicuramente andiamo incontro alla necessità delle persone di trovare veramente un riequilibrio con se stesse. Questo per noi è molto importante. Quindi tutto l'elemento del benessere psicofisico per noi è vitale, anche perché non dimentichiamo che a Tivoli l'architettura e l'ambiente vegetale è tutto fortemente connotato dalla terza componente fondamentale che è quella dell'acqua.